Ciao ragazzi, sono tornato qua in Italia dopo 3 mesi che ho trascorso a Miami. Sono andati davvero bene, sono super contento di aver fatto questa esperienza. La mia routine era abbastanza semplice, mi svegliavo, colazione, mi andavo ad allenare, facevo un lungo allenamento perché non riuscivo a fare 2 sessioni, quindi ne facevo solamente una. E dopodiché tornavo a casa, da là pranzavo, potevo andare al mare, insomma Miami offre tantissime cose, non mi annoiavo mai. È stato molto bello perché sono riuscito ad allenarmi un sacco di volte con Noah Olsen, sicuramente tanti di voi lo conoscono, se non lo conoscete basta andare a cercarlo e vedete che personaggio è. È una persona davvero super simpaticissima, super umile, quasi una persona qualunque, non so come dire, perché ci parli ed è come parlare con un amico di sempre. Davvero forte, sono contento però che in alcuni allenamenti sono riuscito anche a farmi notare, ad esempio voi sapete che il mio snatch è molto forte, là sono riuscito a spiccare, ma comunque anche in un workout normali sicuramente lui è più forte, ma riuscivo a stargli dietro in qualche caso. E quindi adesso sono qui, sono tornato, l'esperienza mi è servita soprattutto mentalmente perché ho scoperto che non ci sono grandi segreti per diventare più forti, solamente duro lavoro e crederci soprattutto, quindi ho lavorato molto sul mio mindset, sono molto più concentrato, sono molto più sicuro, quindi adesso non mi serve altro che lavorare, lavorare, lavorare. Adesso con i ragazzi farò un workout, mi alleno un poco, vi mostro cosa vado a fare e niente. Aspetta, troppo questo, non mi piace. Ehi, basta. Ok, niente, adesso devo solamente allenarmi, quindi farò un workout e vi porto con me. Oggi il primo, poi pomeriggio farò una sessione di corsa ancora degli accessori, però per stamattina va bene così, siamo mercoledì, già il volume di lunedì e martedì si sente, quindi va benissimo. E il workout era soprattutto sugli handstand push-up, io ho usato un deficit in più degli altri compagni perché devo abituarmi un po' di più, diciamo, a peggiorare le normali condizioni del workout, però è andato bene, tranne il penultimo giro che ho dovuto spezzarli, non sono riuscito a farli unbroken. Però non importa. Comunque sono contento di essere tornato ad allenarmi qua all'Audace. Come vedete è una bellissima palestra che è sempre molto divertente. Quindi grazie amici della compagnia. E sicuramente mi manca la vita di Miami, però il problema principale di Miami qual è? Ci sono i visti, è il più facile da avere quello turistico e dura 3 mesi, quindi più di 3 mesi è difficile stare all'interno dell'anno. E poi è molto costosa, ho veramente speso un sacco di soldi, li ho spesi volentieri, sono povero ma felice come sto dicendo a tutti. Però è stata una bella esperienza e non ho rimpianti. Cercherò come sempre, lo dico sempre, ma adesso cercherò di farlo veramente, di essere molto più costante con i video. Voglio cercare di portare più contenuti possibili. I miei obiettivi quest'anno sono un po' più alti rispetto agli anni precedenti, quindi fatemi in bocca al lupo per quest'anno, sono molto gasato e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ah sì ragazzi, vi ricordo di andare a fare un giro sul sito della Prozis, che hanno veramente di tutto. Ad esempio io mi sono preso i muffin post workout, hanno una buona proporzione tra proteine e carboidrati. Post workout sono anche molto buoni, quindi li consiglio.